Eccoci, ci siamo. Ciao a tutti, sono Davide di Sottosopra e sono in compagnia del professor Alessandro Somma che saluto e ringrazio di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Per chi non lo conoscesse, il professore Alessandro Somma è già stato ricercatore al Max Planck Institute di Francoforte e ora docente di diritto comparato all'Università di Roma La Sapienza. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Introduzione al diritto comparato, edito da Giappichelli nel 2019, e Sovranismi, Stato, Popolo e Conflitto Sociale, edito da Deriva Prodi nel 2018. Passerei adesso a fare qualche domanda al nostro ospite. La prima domanda è: la Corte Costituzionale tedesca si è espressa martedì 5 maggio con una sentenza che ha scatenato varie reazioni a vari livelli istituzionali. Potrebbe spiegarci brevemente perché questa sentenza è così importante e che cosa rappresenti? Ah, questa è una sentenza che porta la Corte a entrare a gamba tesa nel dibattito politico attuale, quello che riguarda l'individuazione degli strumenti che l'Europa dovrebbe mettere in campo per aiutare i paesi vessati dalla crisi economica legata all'emergenza sanitaria. In verità non ha deciso sugli strumenti che sono attualmente in discussione, ma ha deciso sul programma di quantitative easing lanciato da Mario Draghi, cioè il programma di acquisto da parte della Banca Centrale Europea dei titoli del debito degli stati membri dell'Unione sul mercato secondario, cioè da coloro i quali a sua volta li avevano acquistati direttamente dagli stati, quindi fondamentalmente dalle banche, dagli istituti di credito. E ha detto questo, ha detto delle cose che, voglio dire, sono anche condivisibili, cioè quella manovra, quella misura che era ed è una misura di politica monetaria, ha in realtà degli effetti di politica di bilancio, di politica fiscale. E visto che l'Unione Europea ha la competenza esclusiva in materia monetaria, ma in materia di bilancio la competenza esclusiva resta in capo agli Stati, allora quantomeno bisogna verificare che gli effetti di politica economica siano proporzionati rispetto alle finalità di politica monetaria. Cioè la BCE si muove in termini neoliberali per tenere sotto controllo l'inflazione, fa questo con manovre di politica monetaria, però gli effetti sono anche di politica fiscale, cioè se la Banca Centrale Europea compra titoli del debito dei paesi europei, questo acquisto determina un contenimento degli interessi sul debito e quindi indirettamente dei vantaggi fiscali, dei vantaggi in termini di politica bilancio degli Stati membri. Questo è evidente, e del resto la Corte non dice che non si può fare, solo bisogna verificare che le due politiche siano bilanciate. Ora, tutto questo arriva mentre la Banca Centrale Europea ha lanciato un altro programma di acquisto dei titoli sul mercato secondario, cioè un altro quantitative easing, diverso però da quello di Draghi, perché gli interventi sono ancora più marcatamente pensati per ottenere indirettamente degli effetti sulla politica economica degli stati. E questo è un po' quello che tutti cercano di ottenere, cioè nessuno si può nascondere dietro un dito e dire che in verità la Banca Centrale Europea non si sta muovendo anche per ottenere appunto effetti in ambito economico. E del resto è l'unica cosa che l'Europa sta concedendo, perché siamo in un periodo in cui stiamo per affrontare una crisi economica drammatica, senza precedenti. L'unica cosa che sa fare l'Europa è suggerire degli strumenti che non faranno altro che incrementare a dismisura il nostro debito, e quindi prima o poi gettarci nelle braccia della Troica. Cioè questo è il percorso che in tempi più o meno rapidi ci aspetta. L'unica cosa più o meno decente che sta avvenendo, ovviamente non sufficiente, però è questo programma di acquisto dei titoli da parte della Banca Centrale Europea. Il problema è che questo acquisto di titoli è, come dicevo, diverso da quello lanciato da Draghi. Perché, quindi, purtroppo bisogna andare dentro qualche piccolo tecnicismo che cerco di smontare il più possibile, e cioè
nell'acquisto di titoli di Draghi bisognava seguire una regola, che era quella che si acquistano titoli in proporzione rispetto all'azionariato degli stati nella Banca Centrale Europea. Per dire, i tedeschi possiedono circa il 20% della Banca Centrale Europea, i francesi circa il 14%, gli italiani il 12%, e quindi i titoli del debito acquistati devono essere, nella manovra complessiva, il 20% tedeschi, il 14% francesi e così via. Questa regola si chiama capital key, è stata fortunatamente scardinata in questa fase perché serviva soprattutto ai paesi in difficoltà questo acquisto e di fatti la Banca Centrale Europea ha comprato in questa fase soprattutto titoli italiani e pochi titoli tedeschi, ad esempio, pochissimi, forse quasi nulla. E in pratica la Banca Centrale Europea ha detto: questo quantitative easing non può funzionare in questo modo perché ha elencato una serie di caratteristiche che devono valere per un acquisto di titoli che potenzialmente può essere accettabile agli occhi della Corte Costituzionale. Però non è accettabile quello che si sta delineando adesso e con una precisazione molto inquietante contenuta nella sentenza della Corte, che è questa: se si vogliono ottenere degli effetti in materia di politica economica c'è solo una strada, la strada è il MES, no? Il Fondo Salva Stati, con tutto quello che ne consegue, le rigorose condizionalità, tutto quel pacchetto di conseguenze assolutamente negative che i politici europei e anche quelli italiani continuano a dire che potrebbero non esserci perché le condizionalità sono alleggerite, ma tutto questo non è assolutamente vero, perché le regole europee impongono delle condizionalità rigorose. Perfetto, perfetto. Mica E, tanto. mica tanto perfetto. Colgo allora l'occasione per chiederle riguardo alla recente lettera mandata dalla Commissione europea, nel momento in cui registriamo, cioè ieri sera, ai governi nazionali, alla proposta dell'Eurogruppo, in cui garantisce che in verità appunto dovrebbero esserci le famose condizionalità alleggerite. Si tratta di fumo negli occhi o è una via percorribile? Si tratta di fumo negli occhi. Le condizionalità, non le condizionalità, le rigorose condizionalità sono imposte dai trattati europei, sono previste dal trattato istitutivo del MES. Le forme di intervento del MES sono di vario tipo, quella che è prevista e immaginata con condizionalità molto limitate, è una forma di intervento preventivo che secondo l'Eurogruppo e secondo tutta questa retorica sviluppata attorno alla posizione politica dell'Eurogruppo avrebbero come unica condizionalità questo, cioè il fatto di utilizzare i fondi per spese direttamente o indirettamente riconducibili all'emergenza sanitaria. Ora, questo intanto non è esattamente una rigorosa condizionalità, quindi una violazione dei trattati. Prima considerazione. Seconda considerazione. Il MES non dà soldi in un'unica tranche, ma li divide in rate e ogni volta che si tratta di elargire una rata, allora si negoziano di volta in volta le condizioni. Queste condizioni possono essere inasprite, questo è previsto dai regolamenti europei. E quindi se anche dovesse esserci inizialmente una condizionalità leggera, come si dice, nulla impedisce poi all'Unione di inasprirla in corso d'opera. E se anche questo non dovesse avvenire, c'è una disposizione del trattato che consente, ad esempio, a uno Stato che non è d'accordo, non so, un grande paradiso fiscale come l'Olanda, che è contraria all'uso, di strumenti europei in chiave solidaristica, ecco, questo paese potrebbe rivolgersi alla Corte di giustizia per violazione, perché si sono assunti degli atti europei in violazione dei trattati e questo sarebbe un atto in violazione dei trattati. È vero che il MES è in realtà fuori dal diritto europeo, quindi qualcuno potrebbe anche dire sì, beh, però questo non è diritto europeo, per cui questo non rientra nelle possibilità di impugnare gli atti davanti alla Corte di giustizia. Peccato però che un articolo del trattato istitutivo del MES dice che se sorgono controversie attorno alle finalità, all'utilizzo
degli strumenti del MES, competente a decidere è la Corte di Giustizia. Quindi mi pare difficile che alla luce di questo quadro si possa costruire ad hoc una cornice giuridica per un intervento del MES diverso da quello che pretendono le regole. Qui ci stanno convincendo, tentano di convincerci a infilare la testa nel cappio del MES dicendo che nessuno poi l'avrebbe stretto o che lo stringerà, e invece tutto porta a pensare che prima o poi questa cosa sarà stretta e allora avremo dei problemi veramente molto seri. Chiarissimo, tremendamente chiaro. Visto che lei ha parlato della Corte di Giustizia europea, mi ricollego allora al tema precedente della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, perché in quella sentenza sembra trasparire una sorta di rivendicazione del primato della Corte tedesca rispetto alla Corte di Giustizia europea. Esattamente com'è possibile questo? Cioè, come si configura il rapporto fra le costituzioni nazionali e i trattati europei? Intanto diciamo che in teoria la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha il compito di interpretare il diritto europeo. La Corte di Giustizia ha detto che il quantitative easing di Draghi è perfettamente compatibile con il diritto europeo e secondo il diritto europeo la Germania se ne dovrebbe stare. E difatti la Corte di Giustizia ha emesso un comunicato dicendo che non esiste al mondo quello che sta facendo la Corte Costituzionale tedesca nel momento in cui dice io non mi sento vincolata a quello che ha detto la Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia ha interpretato male i trattati, ha violato i trattati e quindi io non mi sento vincolata. Anche qui tanto di cappello ad una la Corte Costituzionale di un paese che è molto sensibile alle prerogative democratiche proprie, nazionali. È molto disposta e così pugnace quando si tratta di difenderle contro l'invasione di campo, no? da parte dell'Europa. Il problema è che questo è ciò che fa la Germania e che non fanno altri paesi. La Germania in più occasioni, perché non è certo questa la prima decisione della Corte Costituzionale che si occupa di diritto europeo, in più occasioni ha messo un sacco di paletti, cioè ha detto: va bene la prevalenza del diritto europeo, ma ci sono dei limiti. I limiti sono che bisogna rispettare le prerogative del popolo tedesco, dei suoi rappresentanti, la possibilità della politica nazionale tedesca di tutelare il benessere dei suoi cittadini e così via. Tanto che si comporta con modalità che sono ad esempio del tutto sconosciute in Italia. Cioè noi italiani, mentre i tedeschi fanno a gara a mettere i paletti all'Europa, gli italiani fanno a gara a fare gli ipereuropeisti, a dire ai 420 che qualsiasi cosa succede dall'Europa bisogna farla, anzi noi siamo i primi della classe, cerchiamo di farlo per primi, di farlo meglio degli altri. Quindi abbiamo un paese che persegue il proprio interesse nazionale, in modo molto evidente, la Germania, e un paese, l'Italia, che invece l'interesse nazionale non lo persegue minimamente, non c'è nessun tentativo. Non è l'interesse nazionale di Salvini, Dio, patria, famiglia, sangue, suolo, via i migranti, eccetera. Non è quello. L'interesse nazionale è la difesa delle prerogative democratiche. Cioè, noi siamo una comunità politica che funziona secondo delle regole di partecipazione democratica che opportunamente prevalgono a volte sulle scelte, sempre meno purtroppo, sulle scelte di politica economica. E questo è quello che viene scardinato da un intervento forte del diritto europeo. Solo che la Corte Costituzionale italiana invece dice no, i limiti sono molto blandi, sono quando il diritto europeo tocca dei pezzi della Costituzione che non possono essere modificati, la forma repubblicana, cose di questo tipo. Quindi praticamente noi controlimiti non li abbiamo, oppure sono degli specchietti per le allodole. Invece i tedeschi prendono la cosa molto sul serio. E fondamentalmente i tedeschi ci stanno dicendo: l'Europa non è una federazione, quindi non esiste la possibilità di avere una politica di bilancio, una politica fiscale, una politica economica comune. Non è nelle prerogative di questa Europa. È inutile che si tiri la coperta della politica monetaria in modo tale da ottenere indirettamente degli effetti che sono di politica economica. La coperta è troppo stretta.
Quindi fatevene una ragione, questa è l'Europa e a questo punto noi dovremmo andare avanti allora. Benissimo, allora, questa è l'Europa, o cambiate, o noi per evitare di avere il cappio talmente stretto attorno al collo da lasciarci le penne, troveremo un'altra soluzione che non sia quella di ubbidire stoltamente a qualsiasi alchimia giuridica, politica, economica venga in mente a Bruxelles e no, con noi che non diciamo niente, perché gli altri invece non fanno così. Ho capito, capisco, capisco. Sì, ma Sì. per fare solo un esempio, allora, i tedeschi quando hanno aderito all'Unione Economica e Monetaria, cioè alla moneta unica, hanno modificato la loro Costituzione, all'articolo 88, e hanno scritto questo. Noi accettiamo la cessione di sovranità monetaria, quindi che la BCE governi la politica monetaria europea, a condizione che la BCE persegua determinate finalità politiche, cioè la stabilità dei prezzi. Cioè, come dire, noi facciamo quello che dice la BCE se la BCE è fatta a immagine e somiglianza della Banca Centrale Tedesca. In Italia, invece, non esiste una norma costituzionale che copra l'appartenenza all'Unione Europea, perché il famoso articolo 11, che è quello che si evoca per legittimare, per costruire la base giuridica della limitazione di sovranità, non parla dei meccanismi dell'Unione Europea. Intanto parla di limitazioni della sovranità nazionale e non di cessione della sovranità nazionale. Dice che questo deve essere fatto per favorire organizzazioni internazionali, non sovranazionali, che lavorano per la pace e la giustizia tra le nazioni. Cosa c'entra l'Unione Europea che pensa al mercato unico? E poi tutto questo deve avvenire in condizioni di reciprocità. Anche questo no, non avviene perché ci sono dei paesi che curano in un certo modo la loro appartenenza all'Europa, mentre noi diciamo di sì a tutto quanto. Questa è la differenza fondamentale. Si sta rompendo questo giocattolino, cioè sono venuti al pettine tutti quanti i nodi. Cioè è inutile nascondersi dietro un dito. L'Europa è questa cosa qua, è un dispositivo neoliberale. Se piace, bene. Se non piace, non si dica mai in fondo la si può cambiare, la si può modificare, eccetera, perché non è possibile. L'Europa non è un qualche cosa che è venuta male, che deve essere completata. L'Europa è questa cosa qui, è una costruzione federale, ma di tipo neoliberale, e sta facendo esattamente quello che i federalisti di fede neoliberale volevano che facesse. Quindi basta andare in giro a dire: ah, ma bisogna completare l'Europa, siamo ancora a metà del guado, bisogna ancora unire dei pezzi. Non bisogna unire niente, perché questa Europa è esattamente il progetto neoliberale, un dispositivo neoliberale che serve per spoliticizzare i mercati, per fare in modo che il conflitto redistributivo sia neutralizzato, che non abbia una cinghia di trasmissione appunto tra il conflitto e la decisione politica. Queste sono le finalità di questa Unione Europea. Bisogna farsene una ragione. Ecco, guardi, con la sua ultima parte della risposta mi dà la sponda per la prossima domanda che volevo farle. Perché ho letto che su Economia e Politica a gennaio è uscito un suo articolo in cui lei analizza lungamente l'Europa come dispositivo neoliberale che dispiega il proprio potere attraverso quello che lei chiama un mercato delle riforme. Potrebbe spiegarci brevemente in che cosa consiste e con quali effetti? Il mercato delle riforme è questo: che l'Europa assicura assistenza finanziaria agli stati in cambio di riforme in senso neoliberale. Questo è nel DNA dell'Europa prima ancora che l'Europa nascesse, perché già con il piano Marshall si è messo insieme un dispositivo di questo tipo. I soldi dagli Stati Uniti arrivavano per far ripartire le economie capitaliste, per ancorare l'Europa occidentale agli Stati Uniti, per mostrare che in epoca di guerra fredda il capitalismo poteva garantire benessere, però questi soldi non venivano dati a tutti. È nata un'organizzazione, che poi è diventata l'OCSE, che serviva esattamente a questo: soldi sì, ma in cambio di riforme e di comportamenti che siano solidali, rispetto ai dogmi neoliberali. Poi, tutto il percorso europeo è stato accompagnato da questo meccanismo, ma tutto, i momenti più importanti, gli allargamenti. L'allargamento verso sud, cioè
la Spagna, il Portogallo e la Grecia sconfiggono finalmente i regimi fascisti e chiedono di aderire all'Unione Europea. Il problema era in particolare il Portogallo perché ne è uscito fuori con una rivoluzione incruenta, però con dei forti accenti marxiani, se non marxisti. L'articolo 1 diceva la costruzione di una società senza classi. Ebbene, questi paesi hanno potuto aderire all'Unione, all'allora Comunità Economica Europea, però l'Europa ha prima dato mandato al Fondo Monetario Internazionale di intervenire in Portogallo con prestiti condizionati a riforme di matrice neoliberale in modo tale da preparare quel paese all'adesione. La stessa cosa è avvenuta con i paesi dell'Est, è nata una banca, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che aveva esattamente questa finalità. Io presto soldi, in cambio voi diventate dei paesi capitalisti. E l'ha fatto così bene che noi vediamo i risultati. Perché non è che in Europa dell'Est ci sono gli Erdogan e questi regimi autoritari perché all'Est non sanno che cosa sia la democrazia, non sono abituati a usare la democrazia. Non è vero, è un altro il problema. Il problema è che laddove il neoliberalismo viene imposto in modo violento, poi i popoli reagiscono. Reagiscono chiudendosi nella dimensione nazionale e questo è il motivo per cui è successo quello, sta succedendo quello che sta succedendo all'estero. Ma non solo, tutta la disciplina dei fondi strutturali europei. I fondi strutturali europei sono nati all'epoca in cui si è data la stura all'attuazione del principio della libera circolazione dei capitali, che è un principio pericolosissimo. Era già contenuto nei trattati fin dall'inizio. Ma nessuno l'aveva applicato perché valeva una regola nell'ordine economico internazionale avallata dal Fondo Monetario Internazionale, cioè le merci circolano liberamente, ma i capitali no, perché se i capitali circolano liberamente, i governi nazionali devono fare politiche per attirarli. Cioè, il mitico investitore internazionale, che diventa quasi una figura antropologica di riferimento per le politiche nazionali, che si attira solo in due modi, abbassando la pressione fiscale sulle imprese e massacrando i diritti dei lavoratori, tenendo i salari bassi e così via. Quindi, quando è partita questa sciagura della libera circolazione dei capitali, si è pensato di bilanciarla appunto con i fondi strutturali europei, che erano una forma di solidarietà tra territori ricchi e territori poveri. Dai territori ricchi si redistribuivano pochi soldini per farli arrivare ai territori poveri. Ecco, nel tempo questi fondi sono diventati anche loro degli strumenti di sana governance economica. Questo linguaggio ospedaliero è tipico dei neoliberali, no? L'economia sana. Proprio ci sono dei regolamenti che oramai stabiliscono questo, che anche l'utilizzo dei fondi è subordinato al fatto che il paese destinatario faccia riforme di tipo neoliberale. Per non dire l'esempio più vicino a noi, la crisi del debito sovrano, gli interventi del Fondo Salva Stati, in particolare nei paesi sud-europei, condizionati a riforme di tipo neoliberale, il popolo greco ne sa qualcosa. Per inciso, sembra che i paesi del sud siano i più colpiti perché sono quelli che sono spendaccioni, perché non fanno politiche economiche efficienti e così via. No, i paesi del sud sono i paesi che sono usciti da una dittatura fascista e sono usciti da una dittatura fascista con una costituzione antifascista e le costituzioni dei paesi del sud Europa sono antifasciste non solo perché parlano di democrazia politica, ma perché parlano anche di democrazia economica. Quello è l'argine contro il fascismo, perché il fascismo aveva azzerato le libertà politiche, ma aveva solo riformato le libertà economiche in senso capitalista, cioè era diventata la mano visibile del mercato che consentiva appunto il funzionamento di un ordine capitalista. Per questo non solo democrazia politica, ma anche democrazia economica, che significa dire lo Stato si interessa di mercato, ma non per fare la mano visibile del mercato e evitare i fallimenti del mercato, bensì per difendere le persone dal mercato, dal funzionamento della concorrenza. Tutte queste riforme strutturali non hanno altra finalità che massacrare il contenuto delle costituzioni di questi paesi da questo punto di vista, cioè eliminare
qualsiasi ostacolo all'invadenza assoluta del neoliberalismo e in particolare gli ostacoli che sono in qualche modo riconducibili a un'idea di democrazia economica. I PIGS sono questa cosa qua, non sono gli spendaccioni, sono quelli che hanno, sono paesi rivoluzionari, sono semplicemente dei paesi che hanno una tradizione di equilibrio tra capitalismo e democrazia. Il neoliberalismo è del tutto disinteressato all'equilibrio tra capitalismo e democrazia. Quello che deve stare in piedi è il capitalismo. Se sta in piedi salvando la democrazia, bene. Se invece per salvare il capitalismo devo limitare la democrazia sino a massacrarla, nessun problema. Il neoliberalismo è la filosofia che giustifica questo tipo di operazioni. E il mercato delle riforme è lo strumento che mostra al meglio come funziona un meccanismo di questo tipo, cioè capace di travolgere la democrazia se questo è necessario per far avanzare il neoliberalismo. Ho capito. Quindi se nell'Europa dell'Est abbiamo una situazione in cui i vari governi vengono accusati di sovranismo, di un sovranismo regressivo, per così dire, con caratteristiche di destra, è pensabile invece per il Sud Europa un sovranismo che abbia come dimensione il recupero della sovranità e della democrazia economica in senso progressivo? È pensabile, bisogna però che trovi spazio politico, perché questo era un fenomeno studiato da Karl Polanyi in un famoso volume che si chiama La grande trasformazione, scritto sul finire della seconda guerra mondiale. Lui diceva questo: quando i mercati sono talmente virulenti e invadenti da minacciare di esistenza le società, allora le società cercano protezione nella politica. E visto che i mercati sono virulenti nella misura in cui sono denazionalizzati, allora il rifugio nella politica significa una richiesta di rinazionalizzazione dei mercati, cioè di controllo della politica sui mercati. Questo però può avvenire a sinistra, o comunque, diciamo, senza esagerare, nel rispetto della democrazia, ed è stata l'esperienza del New Deal statunitense. Ma può anche venire nel disprezzo della democrazia, cioè abbattendo la democrazia, ed è stato il fascismo, l'esperienza fascista. Quindi, noi, come dicono molti, secondo me giustamente, stiamo vivendo un momento Polanyi, cioè la denazionalizzazione dei mercati ha prodotto una tale miseria a livello di società che le società cercano, o meglio, chiedono di ritornare alla dimensione nazionale per trovare difesa dall'invadenza dei mercati. Ora, se c'è un'offerta politica democratica, allora si può immaginare un recupero della sovranità nazionale in chiave democratica, cioè come recupero della partecipazione democratica, come recupero del controllo sul funzionamento dei mercati finalizzato a promuovere l'emancipazione delle persone, la loro partecipazione in senso lato alla vita pubblica. E però ci deve essere uno spazio politico. Altrimenti ci sono gli Erdogan, i Salvini, per i quali il ritorno alla dimensione nazionale è invocare Dio, patria e famiglia, sangue, suolo, tra l'altro senza risolvere il problema del neoliberalismo, perché la cosa sconvolgente di questi regimi è che evocano valori che sono premoderni, no? Sconosciuti alla modernità, se non altro è andata oltre rispetto a Dio, patria e famiglia. Quindi sono valori premoderni, ma sono valori premoderni che hanno un'unica finalità: produrre una sorta di coesione nazionale, identificare come nemico un soggetto esterno, il migrante, e poi non disturbare il manovratore, perché sono valori premoderni che non fanno altro che assicurare alla modernità capitalistica di andare avanti. Tant'è vero che quando Salvini era al governo, cosa ha fatto? Niente, ha fatto esattamente quelli che hanno fatto prima di lui a partire da Monti. È andato con il cappello in mano a chiedere se per favore gli assicuravano qualche 0, di flessibilità in più rispetto ai parametri di Maastricht. Non mi sembra che al di là dello strepitare e dell'agitare rosari abbia prodotto un risultato politico apprezzabile. Per cui la ricetta di destra come reazione al neoliberalismo è una truffa, perché assicura lunga vita al neoliberalismo, consente, per dirla alla Streck, al capitalismo di guadagnare tempo
non più con il debito pubblico perché questo era negli anni 80, non più con il vincolo esterno perché lo si sta mettendo in discussione adesso, ma con la repressione in termini di ordine pubblico. E del resto siamo in questa fase assistendo al fiorire di stati di emergenza che magari saranno anche stati dichiarati con le migliori intenzioni, ma comunque espongono al rischio che ci siano, anzi non al rischio, comunque determinano delle forti limitazioni delle libertà democratiche che adesso servono per curarsi dal virus e un domani potrebbero servire per fare qualcos'altro. Ho capito, chiarissimo. Allora le farei un'ultima domanda, che in un certo senso, cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro alla luce di tutte le considerazioni fatte in questa conversazione, alla luce dello scontro tra i vari livelli istituzionali in Europa e con quali conseguenze per l'Italia? Mi sembra di capire che lei abbia già delineato una via piuttosto cupa, però le chiederei di esplicitarla. Siamo alla resa dei conti finali, no? Nel senso che oramai è chiaro che anche in questa crisi, come nella crisi del debito sovrano del 2008, l'unica cosa che sa fare l'Europa è aumentare il tasso di vincolo neoliberale imposto ai paesi europei. Cioè la crisi e la soluzione alla crisi diventa un modo per stringere i bulloni del dispositivo neoliberale. Tutte le soluzioni che ci hanno fin qui proposto sono soluzioni, lo ripeto, che non fanno altro che incrementare il nostro livello di debito. È vero che adesso il patto di stabilità e crescita è sospeso, ma è sospeso. Significa che poi quando lo rimettono in moto, i vincoli sono sempre quelli. Il pareggio di bilancio e il rapporto debito-PIL al 60%. Però noi ci troveremo con un rapporto debito-PIL, boh, 160-170%, quasi 3 volte il limite, e un rapporto deficit-PIL decisamente molto distante dal pareggio di bilancio, quindi per qualcuno magari anche il 6, il 7%. Rientrare nei parametri significa morire di fame, molto semplicemente. Tra l'altro, in una situazione nella quale non si può fare come nel 2008, cioè io non penso che un qualsiasi governo possa giustificare oggi dei tagli alla sanità, ad esempio, perché tutti noi abbiamo capito che se da noi il Covid-19 ha picchiato duro e in Germania ha picchiato meno duro, forse è perché i tedeschi hanno il triplo dei posti letto in terapia intensiva rispetto a quelli che ci sono in Italia. E se noi ne abbiamo un terzo dei tedeschi, non è perché a noi non piacciono gli ospedali con i posti letto in terapia intensiva, ma perché ci siamo fatti degli anni di austerità imposta dall'Europa. Quindi mi pare che il baratro è davanti a noi. La possibilità di imporre ulteriori politiche austeritarie è fortunatamente limitatissima, perché provocherebbe un conflitto sociale ingestibile. Quindi o l'Europa cambia idea e avrebbe anche razionalmente motivo di farlo, perché non è che i tedeschi ci hanno perso con l'Europa e con l'euro, la ricchezza dei tedeschi, o meglio, la ricchezza della Germania, perché i tedeschi sono impoveriti anche loro dalle politiche neoliberali tedesche. La ricchezza della Germania è fondata sull'euro, questo è assolutamente lampante. Non voglio adesso qui dilungarmi più di tanto, ma insomma, è evidente che hanno un vantaggio a stare dentro l'euro ed è evidente che se l'Italia se ne va, viene giù tutto. Insomma, l'Italia è un paese grande, importante dal punto di vista economico, sempre meno, ma comunque ancora importante, quindi l'euro non starebbe in piedi. Quindi se l'Italia fosse, la piantasse con questi atteggiamenti da europeismo infantile, e iniziasse a battere i pugni sul tavolo e a dire: noi ci stiamo, sì, siamo europeisti, ma a determinate condizioni, come ha fatto la Corte Costituzionale tedesca, come hanno fatto i tedeschi nel 2010. Nel 2010 Barroso, allora Presidente della Commissione Europea, propone gli Eurobond. I tedeschi non la prendono bene e commissionano all'Università della Bundeswehr, cioè all'Università dell'Esercito tedesco, lo studio di un piano per l'uscita dall'euro in 10 giorni, ok? Non è un piano segreto, è stato pubblicato.
Quindi vuol dire hanno agitato il piano B e subito Barroso ha rimesso nel cassetto il progetto degli Eurobond. Ma possiamo anche noi ogni tanto battere i pugni sul tavolo o siamo gli idioti che dicono sempre di sì a tutto, salvo poi appunto metterci nella condizione di non mettere insieme il pranzo con la cena? Quindi o si convince l'Europa a cambiare o qualcosa dovrà succedere se vogliamo continuare a vivere, cioè possiamo anche sopravvivere al virus Covid, ma non sopravviviamo all'Europa dell'austerità se non troviamo il modo di essere più incisivi con le nostre politiche. Però io purtroppo non vedo nel panorama politico qualcuno che in termini democratici propone questo. Certo, c'è sempre quello che agita Rosario e il mio timore è che se non tentano una via di ripristino della sovranità popolare, i partiti che hanno nel loro DNA la sovranità popolare, spero, allora lo fanno quegli altri quando vinceranno sicuramente le prossime elezioni, se per caso ci impongono dell'altra austerità, però la deriva è quella dell'Ungheria, che francamente non so tra un pugno e uno schiaffo che cosa sia meglio. Però diciamo che dire, così, il panorama non mi pare molto difficile da questo, molto diverso da questo. Va bene, ringrazio il professor Somma, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social e in particolare di controllare il nostro canale YouTube dove troverete questa intervista e tutte le altre. Grazie a tutti. Grazie a voi.